anche con testimonianze, come dire, che arrivano da tutta Italia. Noi abbiamo pensato di ripartire, come dire, dai giovani e soprattutto dai giovani talenti e dalle giovani professionalità che questa terra esprime. Ed è tutto per questa edizione domenicale del GR della Calabria. Prossimo appuntamento con l'informazione regionale alle 14 sulla terza rete per il TG della Calabria. Noi ci sentiamo domani mattina su Rai Radio 1. Buona giornata a tutti. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio della Calabria. You and Algip. Puoi accumulare punti fino al 31 dicembre e richiedere i premi entro il 21 gennaio 2010. Info della storia aderente su youandagip.it. Verde, servizio coordinato dai ministeri. Ma dicono che i lavori sono iniziati, l'ho visto un po' ieri, sì. Stanno scavando sotto il ponte di via della chiesa, finalmente. Ecco qua. Guardate quanto verrà largo, complimenti. Speriamo si sbrighino, perché questo è un ponte, è un sottopasso che serve un'arteria della città molto importante, un'arteria nuova. Via Nenni. Sulla Milano Venezia ci sono code fino ad arrivare a Via Scarpino. Per chi proviene da Torino, sulla Firenze Roma, attenzione lungo la carreggiata sud tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Cristoforo Colombo l'abbiamo passato. Quello sono il rione di Via San Michele, Via Salvatore Michele, chiedo scusa. Però qualcuno si arrabbia. Sulla Roma Napoli fine in uscita a Palmontone per chi proviene da Roma a Napoli, in tangenziale. Questo è il ponte supplementare che stiamo usando perché c'è il semaforo. Con codi in uscita fuori grotta. Per quanto riguarda i lavori in corso. Non si può asfaltare questo pezzo di strada che dove c'è il semaforo, no? Che fa da senso alternata adesso. A sud e nebbia fitta sulla Salerno Reggio Calabria tra Frascineto e Torano. Andate sul posto. Chiusa per frane la statale 120 dell'Etna e delle Madonie nei pressi del Biopere Geraci. C'è il verde, si cammina, si percorre. Palermo Mazzara del Vallo. Già giallo, quanto dura? Due secondi. Tra Capaci, mamma mia. E sulla carreggiata opposta alla spizza di Palermo. Ma sono belle case comunque, eh. Questa è una delle più belle che ho visto in questa zona, ecco. Prossimo aggiornamento con da verde 13:25. Vedete? Molto bello. Questa strada va riasfaltata, è piena di come si dice, di riparazioni, di rattoppi, ecco. Dette in nicastrisi, dette nel modo dialettale, pezzi pezzi. Soia ed amame Orogel, coltivata con metodi naturali, senza OGM, nelle fertili pianure del Po. Soia ed amame Orogel. La garanzia dell'Italia che produce. È l'Italia che va. Io passo, tu passi e gli passo. Queste le minime rilevate la scorsa notte in alcune città italiane. Alghero 5, ancora 11, Aosta meno 3, L'Aquila 0. Bari, ecco, non c'è nessuno in giro, sono quasi sono le 12:55 di domenica 22 novembre. Genova, queste sono delle cooperative, 14, nella zona Messina 17, Milano 9, Napoli 13. Questa è la via, mi sfugge, ma è la via che congiunge a Pieve Bizantini. Guardate che belle cooperative. 19, questa è una delle prime cooperative 17, di Lamezia, costruite Roma, nel 79. 6, Trapani 10, Trieste 11. E poi sono nate le altre. 10, Venezia e Verona 9. Questa qua, vedete? Sono belle davvero. Sembra un ambiente svizzero dentro, tutto pulito, giardini curati. La nostra Lamezia, la nostra cara Lamezia. A posto. Senza casco la signorina sulla moto. Nella vita mi piace giocare a calcio, mi piacciono le gioie vere, ma le teste le droghe. Mario Balotelli ha detto no alla droga. E chi è Mario Balotelli? Per giocare la partita della tua vita, le droghe non ti servono. Fai gol nella vita, dai un calcio. Campagna promossa dal Dipartimento per le politiche antidroga, presidenza del Consiglio dei Ministri.